Oggi proviamo un utensile molto maschio. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi proviamo un utensile molto maschio della Bosch, un cutter elettrico. Questo non è un video in collaborazione, la Bosch non mi ha pagato, non mi ha inviato l'oggetto. L'utensile in questione mi è stato regalato da Gabriele per Natale. Sì, perché noi ci facciamo di questi regali romantici. E allora lui, pensando che potesse essere un supporto per il mio lavoro, me l'ha regalato. Il regalo è stato apprezzatissimo quando l'ho visto sulla scatola, ma poi all'atto pratico sono stati soldi ben spesi o potevamo investirli in altro? Spostiamoci di là e andiamo a vedere come va. Ed eccoci pronti per provare il nostro Xeo Bosch, la nostra taglierina universale, un cutter universale a batteria, come dice la dicitura in italiano proprio qui sulla latta. Viene venduto lo strumento più l'accessorio per tagliare il rivestimento in prossimità delle pareti. Allora, si apre, troviamo il libretto di istruzioni con istruzioni anche in italiano, e questo lo gradiamo moltissimo, almeno io lo credito moltissimo. L'accessorio che vi dicevo prima, che comunque a noi non interessa, quindi non vi farò vedere all'opera. Poi il caricabatteria / alimentatore, anche se noi lo useremo libero, anche perché legato al filo non funziona, quindi ha la sua alimentazione e poi si usa da libero. Io l'ho caricato, qui c'è il pulsante di accensione e poi per farlo partire basta schiacciare il pulsantino che c'è sotto. Fin qui tutto bello, questo regalo di Natale di Gabriele è stato molto apprezzato. Ora però vediamo se fa il suo lavoro, il suo dovere, cioè se taglia, e se taglia con agevolezza, e proveremo con una serie di materiali differenti che andranno dal più leggero al più pesante. Lama leggermente seghettata, non fate mai questo perché se schiacciate vi scarnificate un dito. Guida, e cominciamo subito. Questa linea rossa è la linea guida di taglio, cioè voi seguendo questa linea rossa sapete se state andando dritti oppure no. Vediamo un po'. Beh, direi che la carta la taglia agevolmente, ma se io devo fare un taglio ondulato, lui mi aiuta? Sì, e vediamo se il mio cutter mi aiuterà a tenere la traiettoria. È già sulle curve. Su un materiale semplice come la carta diventa un po' meno agevole. Vedete? Piega la carta, ma voi direte, può darsi che è stato fatto per un materiale più pesante. Passiamo al panno lenci. Questo non è proprio panno, è una mix tra un panno e un feltro, diciamo così. Vediamo col taglio dritto come se la cava. Sul taglio dritto non ci sono problemi di sorta, mentre per quanto concerne il taglio ondulato, sicuramente un materiale più flessibile come la stoffa lo taglia meglio. Certo, è difficilissimo seguire una linea di taglio, ma io ancora non sono tanto pratica. Continuiamo con un altro materiale e vediamo un materiale un pochettino più gommoso, come appunto la gomma crepla, e vediamo che taglio riusciamo a dare. Allora, il taglio è agevole, certo è che appena incontra un ostacolo da questa parte o da quella parte, lui non ce la fa, vedete, a superarlo.
c'è questa parte della macchinetta con questi spuntoni che spesso fanno impigliare il materiale. Comunque il taglio col fommi è abbastanza agevole. Proviamo con un tessuto della lana. Beh, direi che è molto molto facile da tagliare. Vediamo adesso sul taglio ondulato. È sul taglio ondulato con la stoffa che è molle. Non ce la fa, sui materiali molli stenta un po', nel senso il taglio lo fa ma appena giro si ingrippa, termine tecnico molto sofisticato. Adesso andiamo con una specie di poliuretano espanso, una sorta di un misto tra un forex e un polistirolo. Ecco, su questi è buono perché riesce a fare sia tagli molto sottili che tagli spessi, quindi lo riesce a tagliare molto molto bene. Posso dirvi fino adesso che lui va molto sui tagli dritti e non sulle curve. Continuiamo, aumentiamo la difficoltà, tagliamo del sughero. Vedete, ecco, non appena arriva a questo livello e la lama posteriore deve infilarsi nel foro che ha fatto, lui stenta un po', ma poi se forzate va avanti molto agevolmente. Per esempio, mi piace molto il taglio su sughero perché non sfrangia il sughero. Qui c'è un taglio fatto a forbice, guardate come è tutto sfrangiato il sughero. Questo è il taglio con il cutter, viene sicuramente più pulito. Sicuramente. Voilà, sì, per il sughero è ottimale. Adesso, ultimi due materiali. Vediamo il cartone proprio da imballaggio. Vediamo come si comporta. Eh sì, anche questo lo taglia agevolmente. Voilà. Però ripeto, sempre tagli dritti. Oddio, l'ondulato sul cartone lo tiene, ma dovete fare voi molto gioco. E adesso passiamo a tagliare un pezzettino di linoleum, che è il materiale più spesso e ciò per cui molta gente compra questo utensile. Bene, per i materiali rigidi, spessi, di questo sarà un 3 mm, 4, no, questo è un 3 mm, spessi, non troppo flessibili, questo è perfetto. Infatti l'ho tirato fuori adesso dall'armadietto, ce l'ho da un sacco di tempo, ma l'ho tirato fuori proprio adesso perché sto facendo le lastre di linoleum. Riesce a tagliare spessori fino a 5-6 mm a seconda del materiale. Quando non ce la fa va in blocco automatico e comincia ad accendersi questa lucettina rossa che vi avvisa dell'eccessivo sforzo del vostro strumento. Ha un costo di 64,97 euro, quindi 65 euro circa, l'abbiamo visto su Amazon. A me Gabriele l'ha regalato 4 Natali fa e fino a questo momento non l'avevo mai usato. A chi consiglio questo strumento, se mai dovesse farvi gola come ha fatto gola Gabriele e me l'ha regalato? Non a chi fa arte, non a chi fa creatività spicciola, perché è uno spreco. Sinceramente è più uno strumento da addetti lavori, tipo persone che posizionano rivestimenti in linoleum, queste cose qua, perché effettivamente la sua performance migliore l'ha data proprio su linoleum, e poi non è adatto ai tagli curvi. Quindi se lo vedete esposto in vetrina e come Gabriele pensate che possa essere un sostituto elettronico di un tagliabalza, no, questo non è proprio il caso suo. Quindi è una recensione che per noi non è andata tanto tanto bene dal punto di vista artistico creativo. Se invece fate se lavorate la pelle, se del cuoio, se fate degli intagli in linoleum,
un cuoio pelle con tagli dritti, allora magari questo può essere uno strumento che agevola notevolmente il vostro lavoro, perché sicuramente nel taglio non c'è nessun tipo di sforzo. Bene, era da un po' di anni che volevo farvi vedere questo strumento, che non avevo mai utilizzato, come vi ho detto, ottimo per tagliare le lastre in linoleum. Adesso che facciamo incisione l'ho tirato fuori, ma io ne taglierò tantissime perché ho 20 metri di linoleum da tagliare, ma se dovete tagliarvi due lastre, certo, non vi consiglio la spesa. Un bello strumentino più maschile che non femminile, poco artistico e molto tecnico, quindi se per chi segue Arte per Te è uno strumento consigliato, io vi dico no, non è necessario. Se fate delle cose particolari, allora potete pensarci. Bene, adesso ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao! Ecco qui, come avete visto, sì, io il cutter lo uso per tagliare i cartoncini a scuola, sapete, quando devo fare dei quadretti tutti uguali, allora il cartoncino è spesso, va a Gabriele di cutter e va tranquillamente e si sbriga un po' prima, ma nulla che non si possa fare col tagliabalza. Insomma, se non lo adoperate per lavoro, non è uno strumento che io personalmente consiglio di avere nel corredo il creativo e hobbistico di ogni uno di noi. Certo, può essere utile se invece lavorate con linoleum abitualmente, con cartoncini più o meno spessi, non più di 5 mm, allora in quel caso, per agevolare alla lunga il lavoro, potrebbe essere un buon utensile. Certo, la Bosch è sinonimo di qualità, quel coso non si romperà mai, perché io ho utensili della Bosch come la levigatrice da circa 15 anni e vanno alla grande. Del resto però è anche vero che ogni tanto noi veniamo catturati da tutti questi utensili elettrici e non sappiamo se comprarli oppure meno. Questo è il senso di questa recensione. Avendo ricevuto un paio di mail che mi chiedevano come fossero questi cutter elettrici, mi sembrava doveroso farvi un video e spiegarvi che i tagli ondulati, per esempio, sono veramente difficili da far venire fuori. Per i tagli dritti non ci sono problemi, quindi se fate, che ne so, mosaici particolari, se fate delle cose a taglio dritto che vi serve da tagliare così speditamente, questo è quello che fa per voi. Vi metto il link affiliato Amazon qua sotto qualora vi servisse questo utensile, altrimenti vi do appuntamento sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta. Domani video su Ombretta, dopodomani video su Due Cuori Una Cappa, vi aspetto. Vi do appuntamento anche sul mio Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto l'evolversi della mia vita, non soltanto youtubiana, e soprattutto vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!